Sicurezza ambientale che passa anche dagli importanti lavori sui canali irrigui effettuati dal Consorzio della Burana. Alcuni sono terminati in questi giorni, come ci racconta Stefano Caselli. È semplice ma allo stesso tempo complicato il percorso dell'acqua. Semplice perché segue la pendenza del territorio, complicato perché i canali e manufatti si connettono ma devono anche superarsi e incrociarsi tra loro. Ecco allora che, soprattutto dopo i cosiddetti eventi meteorici estremi, è necessario ripristinare lo scorrere di questa viabilità che deve essere naturalmente fluida. Grazie a fondi regionali e della Protezione Civile, circa 750.000 euro, il Consorzio della Bonifica Burana in breve tempo e prima dell'inizio della stagione dell'irrigazione, canali e manufatti scolano le piogge ma spesso portano anche l'acqua nei campi, il consorzio di bonifica, dicevamo, ha concluso alcuni lavori importanti di manutenzione e pulizia. Tra questi la sistemazione del dosile tra Sassuolo e Formigine, dove attraverso un'antica botte sotterranea il canale di Modena, che dalla traversa di Castellarano sul Secchia porta acqua fino alle porte della città, sottopassa il torrente Fossa. E ancora a Vignola, dove inizia il canale San Pietro, che raggiunge il centro storico di Modena. Ai piedi del castello sono state sistemate le sponde del primo tratto di questo corso d'acqua artificiale che garantisce ad esempio di poter irrigare i ciliegi e tante altre coltivazioni da Vignola appunto fino alla città. Il territorio presenta delicati equilibri da mantenere per le strette connessioni tra canali, viabilità e urbanizzazione. Per Burana gli interventi rappresentano un esempio concreto di presenza attiva sul territorio che garantisce acqua all'agricoltura e sicurezza idraulica.